Matera 2019, grazie ai laboratori di Lumen Social Light, cerca di arrivare anche agli ultimi. In questo caso noi siamo al centro integrato polivalente, che si trova un po' lontano dal centro cittadino, ma che può essere illuminato proprio da questo progetto. I ragazzi, gli utenti che si trovano qui per queste attività, per 3 settimane svolgeranno i laboratori di Lumen Social Light e con essi naturalmente portano avanti un'attività integrativa che fa la comunità, che cerca di creare aggregazione, e per loro è anche di più. Prima di raccontarci come sono andati questi laboratori, vogliamo sapere questa bella struttura dove siamo stati quest'oggi, le vostre attività, cosa fate e soprattutto quanto è importante per questi ragazzi questo tipo di attività. Sì, noi siamo il centro integrato polivalente, ci occupiamo principalmente della riabilitazione di pazienti con difficoltà psichiatriche, con disagio psichiatrico. Facciamo riabilitazione, siamo alla fine tre operatori, con noi il responsabile, il dottor De Ruggeri, l'assistente sociale Paola Collocola e io come operatore sociosanitario. Sì, come dicevo prima, ci occupiamo della riabilitazione. Sono persone che vengono da noi con disagio mentale, hanno avuto difficoltà in famiglia e quindi si ritrovano isolati, senza nessuno come riferimento. Quindi per non lasciarli, diciamo, abbandonati a loro stessi con la loro patologia, qui hanno dei punti di riferimento, speriamo che lo siamo noi, e appunto per accompagnarli e per strutturare la loro vita, la loro quotidianità. Il nostro obiettivo è quello di non lasciarli isolati con la loro, chiamiamola, una malattia, sì. Prima di dirci un punto di vista su come sono andati i laboratori, ci fa un esempio di attività che voi svolgete qui? Sì, noi principalmente abbiamo l'attività del gazebo, cioè il gazebo è un giornale, quindi 2 volte alla settimana ci riuniamo tutti, sono circa 13 utenti che scrivono articoli e dopo qualche mese riusciamo a pubblicare il giornale. Abbiamo anche un'attività grazie a un'associazione di volontariato, l'AMASAM, facciamo il detto fatto, cioè vengono delle volontarie di questa associazione che aiutano gli utenti a fare attività di cucito, di laboratorio, manuali, di roba di manualità, insomma. Noi siamo un'associazione nata 21 anni fa a Matera, si chiama AMASAM, Associazione Materana Salute Mentale. Collaboriamo col Dipartimento Salute Mentale e non solo, e ci occupiamo di riabilitazione emotiva, quindi di ascolto, progetti e tutto quello che può essere l'ascolto e l'attenzione alla persona col disagio. Per esempio, ci può raccontare un'attività? Sì, le attività in corso attualmente sono piscina al mattino, il mercoledì, guidato da alcune volontarie dell'associazione,
che il pomeriggio si occupano di autonomia, le stesse volontarie al mattino vanno in piscina, accompagnano i ragazzi, il pomeriggio fanno autonomia sempre in associazione. Poi abbiamo fatto delle prove di biodanza, un'attività che intendiamo praticare da febbraio ad aprile 2019, faremo coreutica sempre da febbraio ad aprile e poi ci aspetta la vacanza di 6 settimane a Policoro. Quindi al mare, altri progetti, altre cose da fare insieme a loro. Lei ci ha raccontato che sono ben più di 20 anni che voi siete qui sul territorio a lavorare con i ragazzi e con i giovani. Come sta vivendo lei e anche la vostra associazione questo anno che sta per arrivare? Allora, l'anno che sta per arrivare lo stiamo vivendo con gioia, anche per questo abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi in questo evento, perché loro vivano, non perché ascoltano la TV, ma perché tocchino anche loro il piacere di arrivare insieme nel 2019. La signora Anna Maria ci ha raccontato che lei è il direttore del giornale, ci può raccontare un po' come si svolge, cosa fate? Allora, dunque, noi il lunedì e il giovedì ci occupiamo del giornale che si fa dal 2004 e le iniziative, il giornale riporta le iniziative del centro e poi eventuali eventi che si sono svolti in città o anche partecipazioni a convegni anche fuori regione. Donato, invece ci dici una tua impressione su questo anno 2019 che Matera sta per vivere? E io ho avuto l'impressione che come diciamo che forse è una caratteristica nostra che non sappiamo molto programmarci, cioè stiamo arrivando alla vigilia dell'evento e Matera è diventato tutta una volta un cantiere, cosa che invece avrebbe dovuto essere predisposta già con un certo anticipo, diciamo così. Questa è l'impressione che adesso ci stiamo affannando. La cosa verrà, penso che comunque sarà, come diceva Chiambretti, sarà un successo, comunque sarà un successo. Però specialmente per chi ci lavora, avere questi tempi che poi si è costretto ad accelerare, ad andare con un passo che non è il tuo e quindi ti porta a poter fare degli errori che sarebbe stato meglio evitare. Questo centro diurno è molto avanzato nelle situazioni, non è isolato, vincola le persone non in chiusura ma l'apertura verso l'esterno. Difatti noi facciamo anche un giornalino che da quest'anno sarà archiviato anche alla biblioteca provinciale, sarà protocollato. Io sono anche uno dei redattori per la parte cronaca. Sono contento di avervi incontrato, spero che ci siano altre più iniziative, che tutto vada bene, che si... E questo 2019, Ernesto, tu da cronista come lo vedi? Io come cronista e anche come guida turistica sì, la vedo al meglio, perché bisogna pensare in positivo e cercare di smussare tutto. Noi ti abbiamo già incontrato per i laboratori a Casino Padula, ma questo è tutto un altro tipo di attività, che avete fatto? Tengo a precisare che al laboratorio Padula abbiamo carteggiato, all'inizio abbiamo carteggiato, poi abbiamo pittato, poi abbiamo reso lo scheletro vivo, diciamo. Poi qui abbiamo fatto le luminarie piccoline con molte persone che sono venute qua al CIP, Centro di Un Integrativo Polivalente. Per me è molto importante fare questa esperienza perché mi aumenta l'autostima, fa bene a tutti, la consiglio a tutti i cittadini, ma non di Matera, del mondo. È andata benissimo, un po' di confusione, però nella confusione ci siamo anche divertiti, perché noi che abbiamo già partecipato alla prima abbiamo dato una mano agli altri, ai nuovi, quindi abbiamo quasi finito tutto, la gente è entusiasmata a fare questo tipo di cose e quindi è andato tutto bene. Noi siamo fiduciosi, almeno io sono fiducioso, spero che vada tutto bene, che ci sia un sacco di gente, un sacco di turisti, molta gente che venga a vedere Matera, a visitarla e che poi resti incantata
da quello che è la nostra, diciamo, città. Oggi è andata benissimo, è un procedimento lento, però insomma è abbastanza interessante anche vedere come risponde la comunità rispetto a questo tipo di iniziative. Abbiamo trovato tante persone contente e tanta gente che ci ha chiesto proprio se sono cose che si possono ripetere, replicare, se c'è modo di continuare a coinvolgere la gente proprio su questo tipo di iniziative. Devo dire che secondo me sarà comunque un anno pieno, nel senso che al di là delle iniziative culturali, proprio per i cittadini sarà un anno da vivere veramente in maniera diversa. Cioè, è chiaro che il cittadino è libero di scegliere se partecipare alla vita culturale o meno, però non dico che sarà costretto a farlo, ma si sentirà in dovere di farlo proprio per tutte le cose belle che quest'anno insomma ci prospetta. E tu, Bello, ti sei divertito? Sì. Come è andata l'attività di oggi? Molto bene. È stata difficile? Sì, siamo davvero tanti, il quartiere ha risposto bene, anche, abbiamo anche l'associazione Amasam stasera qui presente e come vi dicevo sono 3 appuntamenti, questo è il secondo e devo dire che siamo davvero molto contenti di aver ospitato questa meravigliosa squadra. Una sua invece impressione sulla base di quello che ha visto, sulla partecipazione che ci raccontava, su questo 2019, su quest'anno che arriverà più da cittadina, da mamma che da operatrice? Io la vivo davvero in una maniera molto gioiosa, felice. Tanti esprimono una sensazione di negatività, sento che tanti cittadini si lamentano perché ci sono tanti cantieri aperti, però io ammetto personalmente sono felicissima, un'occasione del genere, storica, rara, essere capitale europea della cultura, la mia città, e sono veramente, non posso che essere orgogliosa e felice, accolgo con gioia qualsiasi cosa succede, io ci sono, io ci sarò e sono contenta.